Arianna Kines, consorzio di Bonifica 1, Toscana Nord. Sì. Dopo potrai prendere il treno. Ecco. Torno in Toscana, infatti mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, tanto per restare in tema, perché sono l'unica toscana che ha parlato oggi. E sono una consulente del consorzio, Ismaele Ridolfi, il presidente, c'era ieri, oggi non è potuto rimanere. Discorso un pochino diverso da tanti punti di vista, e ho assistito e ringrazio tanto di averci fatto partecipare, il congresso è bellissimo e insomma degli esempi virtuosi, meravigliosi che noi non so se in Toscana li vedremo nel prossimo secolo, speriamo di sì. Partiamo già da un livello forse un pochino alto, a livello paesaggistico, la Toscana forse è un pochino più fortunata, no? Per quanto riguarda la diversità di ambienti, tant'è vero che si punta moltissimo sull'aspetto paesaggistico più che su quello ambientale. Il discorso appunto interessante è quello che noi abbiamo, nel nostro caso il fiume Serchio di cui parlerò oggi, una situazione molto bella proprio dal punto di vista ambientale e paesaggistico, che però rischia di essere compromessa se si fa una gestione sbagliata, quindi è proprio un meccanismo diverso, no? Non tanto una riqualificazione necessaria, ma piuttosto non facciamo niente o facciamolo bene. Questo è un pochino il concetto. La gestione della vegetazione fluviale del Serchio in provincia di Lucca ora è ad opera del consorzio di bonifica in seguito ad una legge che ha previsto appunto il riordino dei consorzi, e quindi praticamente il Serchio lucchese è, si vede ecco qua un po' il territorio, l'inquadramento geografico di dove siamo. Il Serchio lucchese è arginato diciamo nei suoi ultimi 20-25 chilometri e quindi diciamo una seconda categoria è gestita dal consorzio di bonifica perché ha una convenzione con la regione toscana che appunto gli ha dato questa gestione. Questo è stato un beneficio per il fiume Serchio, in quanto precedentemente era la provincia che gestiva il fiume Serchio e faceva dei tagli completamente assurdi, perché arrivava appunto all'ufficio di difesa del suolo ogni tanto, e quando arrivava faceva una tabula rasa, tagliava completamente tutto lasciando quella un platano, perché probabilmente il platano piaceva, quindi in specie non ripariale che comunque veniva lasciata. Grazie all'ex direttore Daria Marini, dottoressa Marini del consorzio di bonifica, appunto le cose sono cambiate. Lei ha puntato veramente i piedi e ha detto no, facciamo una gestione, visto che ora ce l'abbiamo noi, la gestione del fiume, la facciamo diversamente. E chiaramente si è scontrata con tutto quello che era lo staff, insomma la pianta organica del consorzio, fatta quasi esclusivamente di ingegneri, penso che ci sia un agronomo e forse nessun biologo e nessun forestale, infatti siamo consulenti esterni, all'interno non ci sono. Il consorzio di bonifica fra l'altro ha un territorio vastissimo che comprende aree montane, per chi conosce un attimino si parla sia da zone appenniniche, lunigiana, garfagnana, le zone acquane, fino ad arrivare alle zone collinari, a tutta la pianura e alla bonifica sia del Bientina, quindi della zona diciamo di bonifica dell'ex lago del Bientina, che della bonifica del Versilia, compreso il lago di Massasciuccoli, quindi un territorio vastissimo. Per quanto riguarda il Serchio, appunto, la gestione ha proprio riguardato questo tratto, il tratto più basso del corso. Come vedete la situazione è molto bella, è quella che ci presenta attualmente. Il Serchio è arginato e sono stati costruiti gli argini a difesa della città, perché il fiume scorre a circa un chilometro dalla città, e sono stati costruiti nell'Ottocento prevalentemente quindi sulla sponda, sono per esempio due proprio gli argini costruiti sulla sponda che dà verso la città di Lucca. Questi argini distano 80-100 metri fra di loro, quindi il fiume all'interno degli argini ha ricreato una certa naturalità con curve, meandri, isole, barre, quindi veramente da un punto di vista naturalistico molto bello. Questo ha permesso di creare un parco, il parco fluviale urbano, è un parco urbano, comunque è per fortuna a divieto di caccia e è stato inserito nel piano appunto paesaggistico come elemento da tutelare. Un'altra fortuna è quella perché la Lucca è ricchissima di acqua, per le sue caratteristiche
diciamo, fisiche, e quindi all'interno, diciamo, delle golere del fiume sono presenti dei pozzi che alimentano di acqua potabile sia Lucca ma anche Pisa che Livorno. Questo è stato un altro aspetto fondamentale, perché ha impedito l'utilizzo di diserbanti, di fitofarmaci, e quindi c'è stato, in seguito a un evento c'è stata ritrovata una ventina anni fa della atrazina. Da queste analisi è cambiato completamente l'approccio, quindi non si può più coltivare se non in modo biologico. Tant'è vero che le golene sono state, diciamo, convertite più che altro ad arboricoltura, più apicoltura, proprio perché chiaramente non richiede uso di fitofarmaci, eccetera. Quindi è un contesto effettivamente molto, molto bello. All'interno la qualità dell'acqua è discreta. C'è una fauna ittica interessantissima, abbiamo quantomeno la metà delle specie che sono presenti sono autoctone, compreso il barbo tiberino, cavedone etrusco, rovella, quindi delle specie interessantissime. E come vedete la gestione, appunto, ha riguardato quindi soprattutto le fasce ripariali. L'approccio è stato questo, di dare in gestione a delle ditte che chiaramente, cioè con la detrazione, no, della vendita del legname, e che però questo taglio era comunque assistito da biologi forestali, perché non venisse tagliato in maniera eccessiva, perché chiaramente per far biomassa si tendeva a tagliare tutto. È stato fatto soprattutto quindi cosa è stato tagliato? Le specie non stabili, le specie di notevoli dimensioni, le specie non autoctone, in particolare il platano, abbiamo che altro dei platani all'interno, robinia non tanta e ailanto, con l'idea di ritornare regolarmente ogni anno a intervenire su questa vegetazione esotica, se no si poteva creare una situazione, cioè, peggio che mai, poteva ricrescere. E una cosa interessante, fra l'altro, abbiamo dovuto attivare anche l'ufficio fitosanitario della regione, perché il taglio del platano poteva comportare problemi legati al cancro del platano, quindi a diffusione, e una cosa interessante è che non c'era assolutamente cancro del platano. Questo, fra parentesi, dovrebbe farci capire come, quando la vegetazione, come nel caso dei platani, non si taglia, non si pota, non si fanno capitozzature, non si diffondono neanche le patologie. Quindi c'è proprio anche dispiaciuto levare, perché erano piante molto sane, piuttosto che magari quelle della città, che invece sono tutte ammalate. Però purtroppo non sono piante ripariali, quindi sono state tolte. L'assistenza ha anche permesso il mantenimento di aree umide laterali, dove appunto si creano situazioni di aree, appunto, di aree umide, dove si possono trovare vegetazione lofitica, dove vanno a riprodursi anfibi, e quindi queste situazioni sono state mantenute. Lo sfalcio ha riguardato quindi principalmente lo strato arbustivo a rondo Donax, a rovo, anche se delle macchie di rovo sono state comunque tagliate, soprattutto per l'avifauna, e queste piante, come vi dicevo, pioppi o salici di dimensioni notevoli, oppure non specie ripariali. Dopo il taglio, la situazione nelle barre alte del fiume si presentava in questo modo. Se vedete, diciamo, il fiume, ora qui non si capisce, però scorre dietro, quindi la sponda è stata mantenuta a salice. Le barre più alte sono state tagliate, ma, diciamo, lasciando pioppi, ontani o salici. E la cosa interessante, anche dal punto di vista sociale, è che le persone erano molto contente. Chiaramente c'erano sempre tutti i pensionati che venivano ad assistere a questo taglio, e erano contenti perché dicevano che finalmente si rivedeva il fiume come era, diciamo, 50-60 anni indietro. Tant'è vero che uno di questi signori mi ha portato un quadro, una pubblicazione, che era appunto un pittore lucchese, Oreste Paltrinieri, proprio per dirvi: finalmente si stanno ricreando le stesse condizioni che c'erano, appunto, 50 anni fa, quando il fiume scorreva con le sue curve, con i suoi alberi tenuti, e la gestione quindi sembrava quella corretta. La cosa interessante, fra l'altro, ho visto un poster che riguarda un po' gli aspetti sociali giù della provincia dell'Aquila, e la trovo molto interessante, è che
gli anziani erano molto contenti, mentre tutta la fascia, diciamo, della nostra età, quindi 30-50 anni, assolutamente non erano contenti di questa gestione, tuttora non lo sono, comprese le amministrazioni comunali, che hanno il terrore che questa sia una vegetazione scorretta e vorrebbero tornare invece al taglio completamente, a desertificare completamente il fiume. Questo ci dovrebbe far pensare molto, no? Perché si dovrebbe tornare veramente molto indietro per far capire come le situazioni come erano. Il taglio ha riguardato chiaramente le luci dei ponti, in modo tale che fossero più libere, quindi più facilitato lo scorrimento. E interessante è anche il fatto che sulle barre alte sono stati mantenuti in piedi i salici di notevoli dimensioni, perché avevamo letto appunto in letteratura che sono le piante importanti per la nidificazione di specie in direttiva, uccelli come il pendolino. La cosa interessante è che quest'estate che abbiamo fatto un bioblitz all'interno del parco fluviale, ossia una giornata di studio dove tutti i ricercatori dell'Università di Pisa, botanici, faunisti di vario genere sono venuti, abbiamo ritrovato proprio i nidi del pentolino su questi salici, quindi insomma diciamo anche non sono monitoraggi veri e propri, però sono risposte, no, del sistema a questa cosa. Un'altra cosa interessante è che, e questo è stato importante soprattutto da un punto di vista educativo, dopo la prima piena, questo qui era il taglio del 2016, la piena che c'è stata, una piena normale insomma nel 2017, si è visto come dove c'era la sponda in salice la veniva trattenuta, non c'erano fenomeni di erosione, invece dove non c'erano questi salici avevano fenomeni anche piccoli ma di erosione. Questo è stato importante a livello proprio educativo, cioè le persone si sono accorte che è vero che allora i salici trattengono le sponde, quindi diciamo che questi piccoli interventi, anche se non sono particolarmente importanti, sono importantissimi da un punto di vista educativo e divulgativo. Lì all'interno si continua a fare didattica, il consorzio da questo punto di vista è molto molto avanti, e quindi diciamo che le scuole di ogni ordine e grado, da elementari fino alle superiori, vengono portate regolarmente sul fiume per vedere come si opera, quindi diciamo che sicuramente questo aspetto è molto importante. Il nostro presidente è considerato il presidente green della Toscana, perché chiaramente è veramente un approccio un pochino più verde rispetto agli altri contesti che abbiamo nella regione, e speriamo che appunto continui ad andare avanti in questa direzione, che non si cambino le cose. Questa, vabbè, era un attimino, volevo far vedere due precedenti sul discorso del cippato, perché veniva fatto proprio cippato sul posto e portato via, quindi era veramente importante essere presenti, perché il taglio della vegetazione faceva molto gola, e quindi insomma la presenza di un tecnico ambientale è stata fondamentale. Questo è un altro esempio, e comunque il fiume è molto bello, vi invito a venire al parco fluviale. Grazie. Grazie, verremo a trovarvi volentieri. Grazie mille. Domande per Arianna? Giuliano? Si vedeva le foto immediatamente post intervento, questi alberi singoli all'interno di una superficie nuda. Volevo sapere intanto se quello è l'assetto che si intende mantenere, oppure quello è un passaggio per poi avere anche una copertura arbustiva, sì, all'interno di quello. E se dalla conoscenza idraulica del flusso delle piene in quel tipo di alveo sul cerchio, queste golene hanno un ruolo significativo nello smaltimento delle portate di piene, o se invece questo avviene principalmente nell'alveo centrale, e quindi poi la scabrezza di queste golene non è così rilevante, di conseguenza. Sì. Allora, dal punto di vista del taglio, chiaramente la foto era quella che era stata fatta appena fatto il taglio, e mostrava il terreno nudo, e fra l'altro non avevano rovinato molto il terreno, perché i mezzi erano tutti mezzi insomma o leggeri o strutturati in modo tale da non sprofondare. E no, non è tenuto così, perché questo taglio così importante viene fatto ogni 2 o 3 anni. Poi ogni tanto si fa un po' di pulizia più selettiva, quindi ricresce l'artemisieto subito, che è chiaramente di aree disturbate o dalle piene o dai tagli, e cespugli.
Ma è selettivo, ora quella lì era proprio la foto per farvi vedere che era simile a quella del quadro, per cui erano contenti, però non è che viene tagliato tutto completamente, cioè quello c'è comunque, nel senso che diciamo questi erano gli alberi, sotto c'erano in più Arundo Donax che per lo più è stato tagliato, però dei nuclei sono comunque rimasti perché comunque danno ospitalità agli uccelli eccetera, e macchie di rovo che in parte sono state tagliate, quindi non abbiamo un altro tipo di vegetazione arbustiva importante. E l'altro discorso è questo, che il cerchio ha una doppia arginatura, per cui diciamo sul primo argine, che era quello di diciamo proprio quello più vicino al fiume, e fra il primo argine e il secondo ci sono comunque ancora 200 metri di spazio di area golenale che l'autorità di bacino, ora distretto, praticamente tiene tutelata, cioè ci si fa solo agricoltura o arboricoltura, quindi è allagabile. Quindi diciamo che piene, ordinarie o anche straordinarie rientrano diciamo nell'ambito del fiume, difficilmente sono uscite anche a livello storico, insomma in quella zona lì veramente da quando il Nottolini nell'Ottocento ha fatto le arginature il fiume non è più andato. Nell'altra sponda che dà diciamo verso le campagne e non verso la città, gli argini sono tenuti più bassi volutamente, tant'è vero che pensate che prima degli anni 50, forse fino agli anni 70, non si pagavano le tasse perché si sapeva che si poteva andare sott'acqua nelle campagne. Quindi si proteggeva la città ma non la campagna, e lì sono state fatte anche delle casse di espansione, molto, con tecnologia molto di ingegneria idraulica classica, ecco, non naturalistiche, però ci sono delle casse di espansione. Quindi lì i tecnici, gli ingegneri del consorzio di bonifica sanno che questa vegetazione si può lasciare, non crea problemi sulla sicurezza, e l'hanno detto anche ai cittadini, al comune, alla popolazione, insomma questo devo dire che l'hanno detto, insomma. Grazie, grazie, ringrazio tutti i temerari che sono rimasti fino a quest'ora. E per chi ha voglia di vedere ancora la nostra brutta faccia, ci vediamo alle 21 alla Trattoria del Rosso per la cena sociale del CIRF, oppure domattina si inizia alle 8:30, per cui a letto presto, sveglia presto e vediamoci. Chi deve intervenire domani mattina arrivi prima delle 8:30 a caricarci le presentazioni, ok? Quindi non bevete troppo stasera.